Maria De Filippi senza parole, la battuta razzista di Nando a C'è posta per te. C'è posta per te, la storia di Nando e i suoi figli fa arrabbiare Maria De Filippi. Un altro caso difficile per Maria De Filippi a C'è posta per te. La conduttrice ha accolto nel suo studio Nando, un signore, che ha abbandonato i suoi due figli dopo aver tradito la moglie con l'attuale compagna, Luciana. Davanti alla richiesta dei due figli maggiore e dei due nipoti, che non ha mai conosciuto prima d'ora, l'uomo ha mostrato un'insensibilità e una freddezza, che hanno lasciato di stucco Maria. Tanto che la De Filippi a un certo punto è sbottata e ha fatto sapere ai mittenti della Lettera, vado avanti solo per rispetto vostro. Ma il peggio è arrivato dopo, quando Nando, a seguito delle insistenze della presentatrice e del pubblico, ha aperto la busta. L'uomo, ormai anziano, ha infatti riabbracciato i suoi figli e i suoi nipoti pronunciando una battuta razzista, che ha indignato il pubblico. La battuta razzista di Nando a C'è posta per te. Mi fa piacere vederli, certo, riferito ai figli? Mica sono dei negri, ha fatto sapere Nando a Maria De Filippi? Una battuta, che ha scioccato tutto il pubblico a casa. Tanti commenti negativi apparsi in poco tempo su Twitter. Mica sono dei negri, si è toccato il fondo, ha osservato una telespettatrice. Non è mancata la battuta ironica sul caso, mica sono dei negri, vince il premio per la miglior apertura di busta 1918. Insomma, un'uscita, quella del signor Nando, che ha lasciato tutti davvero di stucco. Maria De Filippi scioccata dal signor Nando. In bocca al lupo, ve ne servirà, ha augurato Maria De Filippi a Carlo, Giada e a tutti gli altri che hanno chiesto di riabbracciare Nando, nonostante il suo atteggiamento tutt'altro che amorevole.